Prima cattura, se non si slama. Tinca! Che bellina! Bellissima tinca, guardate. Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a pescare con il grande Umberto Barbarini, ma questa volta non a Trotaria. Andremo nella bellissima cornice del lago di Cigognola e ci sfideremo in una bella pescata a feeder, così per cambiare, visto che siamo in estate. Non vediamo l'ora di arrivare e mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale. A tra poco! Ragazzi, eccoci arrivati al lago e qui su questa piazzola c'è un personaggio conosciuto, il grande Umberto. Ciao! Grande Umberto, guardate che oggi siamo, che postazione, che attrezzatura, con che le insalatissime, ha. Insalata di mare, però dentro col pelle, spettacolo. Panchetto professionale, dai, va veramente il... Oggi faremo la gara, allora due tipi di gara, il pesce più grosso e il numero. Vediamo cosa succede. Esatto, giusto per rendere, diciamo, il video più dinamico, vediamo un po' di aggiungere, diciamo, questa garettina. Contesto qui, anche se stupendo, anche se lui è un professionista del feeder, come no, vedete no. Io invece ho una seggiolina, un portacanna, appoggiacanna, quindi niente di che al confronto di questa attrezzatura. Guardate, spettacolare, tutti i ring, qui c'è tanto da imparare, i pasturatori da Method, qui tanta roba, qui i finali già pronti. Ah, già i finali anche già pronti, quindi io non ce li ho, se slamo devo... A posto. Devo rifarmi tutto da capo, quindi abbiamo un professionista, quindi la sfida sarà molto dura, ma l'importante qua è divertirsi, far vedere un po' di catture in questo posto che è fantastico. Guardate, in mezzo alle colline ci sono dei pesci che grufolano proprio qua davanti a Umberto, quindi sono più... è motivato, più carico. Teniamo il conto dei pesci e vediamo un po' come va. Vado anch'io a preparare le canne. Allora, io cercherò di affrontare questa sfida con il grande Umberto, con una Daiwa Team Daiwa Big Fish. Questa è una canna più da fiume che da lago, da feeder, però abbiamo questa e quindi ci attrezziamo con questa. Pasturatore, Method Feeder. E adesso siamo pronti a rilassarci, mica tanto con il grande Umberto, qua ci sarà da sudare come sempre. E adesso si inizia. Inizio da sotto, anche se bollano anche l'anto là, no. È un po' più avanti, a 10 metri in più. Prima cattura, se non si slama. Tinca! Che bellina! Bellissima! Con sì, vuoi un po'? Ho
bellissima tinta, guardate. Cigno nero, spettacolo. Storione, infatti. Storioncino. No, ce lo sto filmando. Bello storioncino. Prendi una manciata anche di più. Ecco lei. Nuvola di fantozzi e sta piovendo adesso. Il mitico Umberto sta sperimentando altre tecniche adesso con la bolognese, giusto? Galleggiantino. E potrebbe essere una grande mossa. È il grande Umbe che esordisce con una tinca bellissima. Va, che bella. Mi è partita sotto riva. Tinca. Allora, io sono a due tinche, una carpa, uno storione e una tinca Umberto. Umberto però lo vedo molto carico e adesso sarà dura adesso. Vediamo. Carpa. Figa, ieri ne ho prese quelle foto di ieri. E voilà, che bella. Bel carpa. Il grande Umberto in recupero con una seconda tinca e adesso che c'è lì sotto si fa dura. Ed ecco Umberto che è già alla terza tinca, quindi siamo 7-3. Tinca. Allora, sono a tre tinche, un caracio, uno storione e una carpa. Quarta
brutta tinca per Umberto che si avvicina. Si avvicina. Vediamo Umbe con un pesce importante. Ed è una carpa a specchio. Bravissimo. Prima o poi doveva succedere qualcosa. Ah, che bella. Ma qua si sta proprio ben freschi. Questo qua è il posto numero uno per stare all'ombra, Umbe. Ricordati, c'è solo a 4. Ma che roba. Godiamoci. E vai. Big fish. Guardate le testate, ma non è grosso. Tinca, ma hai pescato tante tinche. Quinta tinca, no aspetta, 4 tinche, 3 altre pesche. Quindi 4 tinche. Umbe indomabile, un'altra cattura, una bella tinca, bella attiva. Allora, grandi ragazzi, finita questa avventura, il grande Umberto e Super Andrea che con il cambio di tecnica passando col galleggiante è riuscito a recuperarmi, abbiamo pareggiato, è stata una bella avventura con una decina. L'ha preso lui. E lui ha preso la carpa a specchio grossa, quindi diciamo tra i pesci più grossi ci andiamo a equiparare tra storione e carpa a specchio, bellissima. Comunque posto merita, dai. La gestione, il laghetto. Io sinceramente non mi ricordo gli anni in cui ho preso delle tinche belle così, e lo consigliamo vivamente. Quindi venite a trovarlo, se non venite a vedere questo posto se non siete mai stati, a Cigognola, vicino a Broni, posto provincia di Pavia. Spettacolare, provincia di Pavia, merita troverete una le gita. Info sulla pagina Facebook. Esatto, del lago La Vasca di Cigognola, e quindi dai, vi aspettiamo qui, magari ci beccherete qualche volta ancora. Alla prossima. Ciao.